La mostra mi sembra bellissima. No, sono io che ti dico che la mostra è bellissima. E sono veramente contentissima di essere riuscita dopo un po' di tempo, insomma sono mesi che parliamo di questa mostra, per cui sono veramente molto contenta di averla. Trovo che siamo riusciti in realtà proprio a scegliere le foto che, anche se molto diverse l'una dall'altra, in fondo stanno benissimo. Perché per esempio questa qui di Roma e queste due qui bianche, così Del Brasile, sì. chiarissime, Sì, perché sono. abbiamo mescolato gli stili, abbiamo mescolato il digitale Sì. con l'analogico, Sì. abbiamo mescolato i colori e dato che nessuno sa più cosa fare con le fotografie, abbiamo tentato tutte le carte che avevamo. Beh, bisogna dire che questa qua del mercato Mercato in di Brasile è assolutamente sì. straordinaria. Ed è. Questa è esattamente una di queste carte che si giocano così, perché Esatto. una è digitale e E l'altra l'altra è invece. analogica, fatta con la pellicola stampata con l'ingranditore, come non Sì, si fa più da sì, sì. anni. Ma infatti bisogna dire che c'è, si vede proprio la differenza, tra le due. Ci sono delle differenze che uno si domanda come mai? E allora poi dopo questa è la Ma spiegazione, certo, perché. il problema è che uno deve passare alcune ore Ah, beh, a certo. trovare le Beh, differenze, perché sennò io cosa le faccio? Se certo. Beh, facessi ma. delle foto che si vedono in 2 minuti, Ma no, certo, anche perché come tutte queste cose, cioè come tutta l'arte contemporanea, diciamo la verità, ha bisogno di essere guardata e non semplicemente vista velocemente, perché non si velocemente, riesce a capire, non si va, riesce a certamente. capire, sì. Bisogna passare del tempo, bisogna. Ognuno deve creare una sua storia, ognuno deve andare a fondo, perdersi un po' nei propri sogni e nei Poi, loro sogni, eh sì, non certo, solo ma è nei che nostri. poi devo dire che quello che è veramente molto bello anche è proprio questa dimensione, perché non è semplicemente che sono delle foto grandi, sono delle foto che devono essere grandi, non so come Sì, dire, sono cioè. assolutamente, diciamo che con tante foto grandi che si vedono in Sì. giro, queste sono tra le poche che sono giustificate. Sono Ecco, grandi, giustificate, come i bambini a scuola. Hanno la giustifica, cioè sono grandi no, perché perché. bisogna andare vicino, bisogna vedere. Esatto, Bisogna cioè vedere i questa. Sì, dettagli proprio, e bisogna proprio. vedere anche la foto nel suo insieme. Sì. Beh, a proposito di dettagli, io so che quando ci hai mandato il file di questa per fare l'invito. Abbiamo ingrandito, ingrandito, ingrandito e abbiamo visto, era così, così, e abbiamo visto poi che sulla mano di quel signore lì si vedeva la fede. Ci siamo divertiti tantissimo, perché proprio questa cosa, e lì capisci perché era necessario poi averla Averla grande. grande, Sì, certo, averla grande. esatto. Perché le mie foto piccole, no, purtroppo, tutti tentano, mi Sì, tutti dicono, cercano, ma vorrebbero non farla avere. Sì, piccola, non la sì, mandiamo sì, piccola, sì. non c'ho spazio per tanti Esatto, grandi. sì. Ecco, va bene. Io per cui ti ringrazio veramente perché questa mostra è proprio Grazie a te anche io. bellissima e a Verona non si era mai visto proprio, per cui sono contenta, proprio contenta. Ti Grazie a ringrazio. te, Elena.